Un provvedimento che aveva mandato in tilt i mercati e causato l'intervento straordinario sia della Banca d'Inghilterra sia del Fondo Monetario Internazionale, affossando i titoli di Stato così come la sterlina in caduta libera nei confronti dell'euro, del dollaro e persino del rublo. Oggi il governo di Liz Truss è stato costretto ad un clamoroso retromarcia sulla manovra fiscale da 45 miliardi di euro annunciata solo 10 giorni fa. Abbiamo ascoltato e abbiamo capito, ammette su Twitter Kwasi Kwarteng, il cancelliere dello scacchiere britannico, prima del dietrofront sulla misura più controversa prevista dal pacchetto, l'abolizione di un'aliquota aggiuntiva a chi guadagna più di 150.000 euro all'anno. Uno schiaffo in piena regola ad un paese che tra le pesanti conseguenze della Brexit, la crisi energetica, l'inflazione galoppante e la più grande ondata di scioperi sindacali dagli anni 70 è alle prese con una recessione tecnica già in atto. La sterlina ha recuperato terreno sul dollaro, ma i problemi restano e non solo economici. La pessima figura di Liz Truss e del suo uomo più fidato ha evidenziato i seri problemi di competenza e di credibilità di un governo insediatosi meno di un mese fa. Il partito conservatore è in subbuglio a fronte dei sondaggi impietosi che vedono i laburisti all'opposizione da oltre un decennio avanti di 30 punti. È la prima volta nella storia del paese.